Buonasera a tutti, Adriano, Pierluigi, Deppo, buonasera, Sofia, eccoti qua. Matteo, ma vi saluto. Oddio, oddio, ragazzi, oggi ho fatto un po' di polemica sulla nostra pagina di Facebook e io volevo giusto aprire e chiudere parentesi questo discorso. Potenzialmente io voglio ringraziare da quando siamo venuti qui su Twitch parecchi, avete fatto il cambio piattaforma, immagino che siete iscritti in questa piattaforma nuova per voi, per molti, per alcuni invece molto conosciuta. E un po' di polemica sostanzialmente, ragazzi, perché potenzialmente trovo assurdo io, ipotetico follower che da tanto poco non importa, che piace o gli piace un determinato contenuto, un determinato stream. Parliamoci chiaro, cioè vedere una sorta di pesaculo, come lo dico io, di utilizzare o un'app diversa o iscriversi su un sito diverso e dire: guarda, vorrei tanto vedere le tue live, però peccato, io Twitch non ce l'ho. Cioè, come fanno a triggerare male quando leggi un commento del genere? Cioè, mi sento preso per il culo, cioè, ma come per tutti, no? Ah, tu, ah, su Twitch, ah, io Twitch non ce l'ho. Ma che cazzo vuol dire? Cioè, che cosa vuol dire? Cioè, porca puttana, ma non stiamo parlando comunque di persone, diciamo, di grande età intendo dire anche più grandi di me, cioè. Io ho 38 anni, parlo magari quelli un po' più di età, doppio, 10 anni in più di me, quello che è, che magari si può pensare ipoteticamente che a livello tecnologico non sono molto portati, che poi è una cazzata sta cosa, perché potenzialmente io ho visto questi commenti specialmente da chi è più piccolo di me. Cioè, quindi era il discorso dell'essere boomer o meno non c'entra un cazzo. È proprio la gente che potenzialmente ha poca voglia di fare. Perché io capisco Facebook, chiamiamola, nominiamola perché tanto sti cazzi, è un'app che c'hanno tutti, è un sito che da anni e anni uno ha iniziato a frequentare, poi con l'arrivo dei smartphone, figurati, è diventato un po' un puttanaio quel sito. Infatti, guarda, non lo tollero più, guarda. E se non era per la pagina, guarda, io neanche c'entravo più. Vi dico solo questo. Si salva a malapena Instagram, anche se Instagram sta diventato un social veramente che è un puttanaio pure quello. Ormai, guarda, i pochi social che interessanti che si propongono contenuti senza rottura di cazzo, di gente che deve stare sempre lì a sindacare, no? Perché, oddio, sono, vabbè, i vari TikTok, anche se lì pure lì sta iniziando un po' a zozzarsi pure quello, però si salva ancora. YouTube, bene o male. Cioè, c'è da dire che YouTube si salva, perché bene o male, cioè, un po' un via vai di persone, un po' di, diciamo, di mentalità aperta, un po' stupida, purtroppo ci stanno pure là. Però vabbè. Quindi il discorso di Twitch, ragazzi, è che allora, se sei appassionato di videogiochi, lo conosci per forza, è difficile che non lo conosci. Però mi rendo conto che parecchi proprio pesa il culo. Cioè, dall'altra piattaforma che eravamo, molti ancora tuttora pesa il culo. Man mano in questi mesi ho visto che parecchi alla fine hanno fatto questo salto. Finalmente siete arrivati qua. E mi ha fatto anche molto piacere, perché comunque se tu ci tieni a seguire il tuo stream preferito, che sia su una piattaforma blu o una piattaforma viola o rossa, quello che è, non c'è pure quella verde, vabbè. Cioè, te frega un cazzo dove devi andare. Quindi, diciamo, ho fatto una sorta di discussione, perché ci sta, perché più volte ho visto commenti di questo genere. Ah,
io ti seguo, cioè, ti seguivo sempre, però non c'è. Ora, raga, Simone, buonasera. Vorrei iniziare con questa ruota prima di andare avanti con la mod di ieri sera, dai. Allora, infatti già sono bello carico, pronto, eccomi qua. Allora, siamo 18 partecipanti, non male. Speriamo di poter crescere sempre più con i partecipanti, perché come sapete, più partecipate e più queste monetine che vedete qua aumentano. Aumentando queste io posso aumentare i premi che vedete qua, che sono i costi, sono qua sotto, come vedete. Oggi già abbiamo quelle da 5, quelle da 10, sempre quello premio. L'ultimo che l'ultima ruota che abbiamo girato, questo l'ha vinto Little John. E questa c'è una possibilità veramente bassa di uscire, quindi complimenti a lui. Vediamo stasera che premio esce e chi va. Vediamo. Ecco. Gira la ruota. Gira la ruota. Allora, vediamo che cosa esce. Sicuro 5 euro. Ok. The winner is... Vai! Vediamo chi è il vincitore. Il vincitore è Daniele Ross. Complimenti Daniele Ross. È la prima volta che vince qualcosa da noi. Complimenti. Io faccio lo screenshot che l'ho posto come di solito faccio sul canale Discord, che vi invito a iscrivervi, ragazzi, perché la nostra attività della community si sta molto concentrando sul nostro server Discord. Vi invito tutti quanti a partecipare, se volete potete anche utilizzare l'app che trovate nel vostro smartphone. Ecco il link appena spammato il bot, quindi mi raccomando, iscrivetevi al nostro server e poi io vi metterò il ruolo per partecipare. Yang Tao, grazie mille, grazie mille. Che cosa hai scritto? In una giornata tranquilla John Kramer entrò in bagno e vide un ostaggio ignorato totalmente. Allora l'ostaggio per qua ti chiese: come mi libero dalla catena? E Kramer con tutta calma si girò verso lui e rispose: non lo so. Oh, porco troia. Vabbè, va bene. Sì, Dani, hai vinto te 5 euro da riscattare e inserire nel wallet di Kinguin. Quindi entrando su Kinguin, se hai un account Kinguin, se no te lo crei, e lì inserisci il codice riscattato su cdk.it e praticamente c'hai 5 euro. Vabbè, quindi allora non l'ho posto su Discord, visto che tu eri già presente. Perfetto, benito, buonasera. E Agno, buonasera a te. Buona ragazzi. Allora, io questa la tolgo. Inizio a inviare la mod di Resident Evil 2 con il nostro perro, simpaticissimo perro. Allora, e l'abbiamo, va bene, nella riconosciuta. Oh yes. Tao ci ha fatto un'introduzione molto originale. Ero collegato a un paio di minuti, stavo lasciando il look per Resident Evil 5. Hai vinto. E domani, ragazzi, anche per i nuovi arrivati, il link che vedete fisso sulla chat, iscrivetevi che c'è un'altra ruota. Ogni giorno ci sarà una ruota, potenzialmente delle volte ci saranno dei premi più ricchi, altri più piccolini, perché quelle si chiamano, diciamo, le ruote da farming per le monete. Ogni ruota ha un costo, però per poterle utilizzare quelle più grandi bisogna comunque anche farmarle un po' queste monetine. Allora, tanto iniziamo, va? Du, 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 du. Carica. Per chi non c'era ieri sera, stiamo giocando una mod di Resident Evil 2 classico, dove noi useremo come personaggio
il famoso cane zombie. Senti, la vendetta del cane zombie. Eccolo qua. È molto, sembra molto humor come mod, ma non è così semplice come sembra, però è molto simpatica, ragazzi. Ci sono anche delle musiche tratte da altri giochi, come potete sentire. Diciamo, la fantasia del nostro sviluppatore della mod si è allargata abbastanza. Allora, ieri abbiamo trovato questa, quindi dovevamo aprire. Come non si vede? Ah, scusate, ancora c'è sta la pagina. Ok, scusatemi. Sorry, guys. Dicevo, ecco, il cane è lui. Dicevo, ieri abbiamo trovato questa, quindi possiamo aprire le porte che ci mancavano. Sì, perché ho lasciato la fonte del browser attiva e ha ricollegato la pagina web che avevo aperto. Allora, di sotto qualcosa apriamo. Little John! Sozza Jill, alzati! Non fare finta di essere schiattata, tanto lo so che sei viva. Quindi niente, stasera il vincitore è stato Little John. Iscrivetevi alla ruota per domani sera, belli mia. Vi ricordo che questa è una cosa che io faccio per voi, non guadagno nulla. È una cosa che mi fa piacere, visto che noi abbiamo la partnership con CDK.it. Vi offriamo questi buoni da utilizzare per i vostri acquisti sul sito e acquistare dei videogiochi. Considerando che già sono scontati di loro in quel sito, più questi buoni potete fare... Vi può capitare, possono capitare delle belle offerte. No, tu hai vinto ieri, Little John. No, no, oggi ha vinto Daniel Ross. Daniele Ross. No, no, tu hai vinto ieri. E poi tra l'altro stavo dicendo, Little John, te sei stato molto oscurato perché tu hai preso il premio con la percentuale più bassa. A tra poco, Daniel. Quindi sei stato molto sculato ieri. Allora. Ma al posto del leaker, quindi cosa esce adesso? Ah, lo spray viene sostituito da una scatoletta. Dei cani, sostanzialmente la scatoletta. LOL John. Ok, torniamo indietro, tanto qua non posso fare altro. Andiamo a aprire le altre porte. Mettiamo la pistola. Io non so cosa farà con armi tipo, che cazzo ne so, lanciarazzi, la magnum, non lo so. Sarei proprio curioso di vederlo. Giuliano, hola amigo. Allora, qua devo andare piano. No, aspetta, ma qua la porta l'avevamo aperta già. Qual è la porta che ci mancava? Ah, la stanza di Marvin. Andiamo piano perché qua ci sta, in teoria, l'Hunter. L'Hunter che si crede un leaker. Oh boia. Allora, di qua.
Scherzi a parte, io Nico partecipo più che altro per aumentare il valore della ruota, fare numero e produttività. Guarda ragazzi, è un servizio che io vi do a disposizione, che però per poterlo sfruttare dipende da voi. Io, come vi ripetevo prima, non è una cosa che mi dà un qualcosa, ecco. Io semplicemente vi fornisco la possibilità di poter guadagnare qualcosina a livello di sconti, parlo, eh. Poi se voi vi iscrivete, non vi iscrivete, il problema è vostro. Li ho rotti! Allora, vediamo se droppate qualcosa. Oh, ma non droppano più niente. Ogni tanto droppano qualcosa. Ah. È scarico? No, non è scarico. Ho ammazzato Chris! Oh no! Pure Elsa. No, questi non droppano nulla, purtroppo. Bravo, John. Che me dai? Ah, la manovella, va bene. E qua? Munizioni, ok. Queste ci piacciono. Ok. Oh, Andrea, buonasera. Nostro mostro nero. Ciao caro, come stai? Ah, c'è la pubblicità. Io ricordo tutti i ragazzi, per chi c'è Amazon Prime, avete la possibilità di avere la sub gratuita, oppure se avete voglia di sostenere il canale, subbandovi al canale, non avete la pubblicità, oltre che sostenere questo canale, dare la possibilità di continuare la nostra attività qui su Twitch. Che sta succedendo? Oddio! Ma il braccio zombie mi mancava. Dove cazzo va? Vieni qua. Dove va? Ma non riesco a prenderlo. E mi sta a fa pure male, tra l'altro. Maledetto. Allora, la manovella, perfetto. Non c'è altro, giusto? Questi. Sento che il cane non sa leggere. A posto degli file si trovano oggetti. Che faccio? Passo di qua? Tanto che non me se inculano. Che qua ci sta bel po' di persone in ad attendermi, però me la svio di qua e non mi pigliano. What the fuck, ma sei un Cerberus? Sì, questa è una mod dove giocare nei panni del cane zombie, o Ivano come lo chiamo io. Allora, quello che mi devo portare, quello che non mi devo portare. Allora, la manovella per ora la posso. Questo lo voglio cambiare al posto di questo. Poi voglio portarmi queste due che le utilizzerò e andiamo. Dobbiamo andare a spegnere prima là le fiamme. A te ti ho già preso l'oggetto, sì, ok. Ma il cane volante che si crede un corvo? Vogliamo parlare? No, ma la clip di ieri sera era fenomenale, ragazzi. Dopo che abbiamo ammazzato Mr. X, sono usciti dal suo corpo, non so, la roba che è uscita.
ci sono rimasto male, veramente. No, no. È diversa, Simo. È diversa. Perché le fiamme sono viola? Scelta estetica, probabilmente. Non le fiamme, il fumo viola. Perché viola? L'elicottero fa le puzzette viola. Roberta, buonasera. Buonasera a te. Come la va? Come la va? C'è qualcuno? Orco duro. Ci abbiamo un mister incazzato qua dentro. Bene. Guarda come corre. Accia che paccaro. Acci tua. Accuccia. Non è morto però. Sì, è morto. Non lo so. Che me dai? Allora aspetta, prima mettiamo le gemme perché non c'ho spazi. Comunque non mi ricordo chi è che me l'ha chiesto. Sì, se avete Amazon Prime potete fare la sub gratuita entrando su Prime Gaming e unendo su Prime Gaming il vostro canale Twitch. Così in questo modo potete una volta al mese subarvi al canale, cioè abbonarvi al canale senza pagare nulla. Perché Amazon Prime ovviamente. Dovrebbe esserci qualcos'altro? No? Basta? It's ok. Tu cosa mi dai invece? Un altro scacco e abbiamo finito. Ciao. Ok. Lì poi andiamo avanti. Allora, questo lo posiamo per ora. Questa ci servirà. Questa non adesso. Quindi fatemi capire un attimo. Quanti ne abbiamo di questi? 1, 2 e 3. Manca l'ultimo. Però di sopra per ora non ci possiamo andare. Quindi ci tocca andare sotto. Andiamo di sotto. Amo la salvatina. So cosa ci aspetterà dopo, quindi meglio che salviamo. Allora, questo lo posiamo e quindi noi andremo di sotto, passiamo di qua. Si prosegue di qua. Ade, ma questa risorge sempre, fammi capire. Ciao Ade. Minchia, che finezza Benny. Che minchia sto cane. Non è una minchia, è solo lo shotgun. Oh my god. Ma io sapevo che sarebbe arrivato qualcuno a dirlo. Pensa se usa lanciarazzi. No, vabbè. Allora, tanto lo tolgo. Voglio solo fare una prova, no? Andiamo a inserirgli manualmente un lanciarazzi solo per vedere l'estetica. Eccola qua, vediamo. Cioè, io voglio solo provare. Tanto c'è un cazzo dentro. Vediamo un po'. Orco tu! Ma che cos'è, oh?
C'è. Vabbè. Un'altra arma, dai, vediamo un'altra arma. Allora, aspetta, lanciafiamme. Lanciafiamme. Ma che è? Ma perché? Perché il lanciafiamme in cuscino? Non l'ho capita. Vabbè. Questa. No, voglio di questa, raga. Questa voglio di. La machine gun, vediamo. Ah, questa è quella che troviamo, sì. Vabbè, questa ancora, vabbè, c'è sta. Questa. Vediamo questa. È morto il gioco, era troppo grosso. Meno male che ho salvato. È morto il gioco. No, vabbè. Va bene, vabbè. Non è. Non indaghiamo oltre. Era troppo potente. È crashato il gioco. Vabbè. Rotellone. Oddio, rotellone. Aspetta, com'è che si chiamava più? Se lancia granate. Questo è l'arco. La Colt. Questa dovrebbe essere? Sì. Speriamo che non crasha di nuovo. Ma che cazzo? Allora, intanto sto volando. E poi dietro al culo. Che cazzo c'ha? Vabbè. Lasciamo perdere. Lasciamo proprio perdere. La tolgo. Rimettiamo le cose a posto. Andiamo, va. Per chi si chiede, ma perché lo chiamate rotellone? La versione di Resident Evil 2 GameCube, tradotta in italiano, l'arma viene tradotta rotellone. Non è una cazzata. Quindi sì, si chiama rotellone in italiano nella versione GameCube. La prima volta che portai la versione GameCube di Resident Evil 2 rimasi sterefatto proprio, tipo, oh, non ci credo, l'hanno tradotta così. Ma quelle si potevano prendere? No. Anche ieri ci ho provato, mentre stavo picchiando il Tyrant qui. Non me le fa prendere. Vabbè. Dobbiamo andare ad aprire questo. Sherry incazzata. Oddio, anche qua. Aia. Aia. Ma lasciatemi in pace. Ruff. Oh, e poi buonasera. Oh cazzo. Ops, l'ho rotta. Oddio, ho ucciso Sherry. Allora qua orco duro. I cani, come potete vedere, sono degli alien. Sono dei fottuti alien. Sono fatti benissimo, tra l'altro, eh. Sono fatti veramente bene. Guarda che fighi. Aspettate, fammi vedere che cazzo mi dà qua.
Ok, l'altra parte. Sono veramente stupendi. Vabbè, quella erbetta blu la prendiamo dopo, vabbè. Ora apriamo qua. Ok. Andiamo giù. Che... Oddio! Cazzo, sono fucciato? No! Oddio! Cioè... Cazzo, aveva il pepe al culo. Velocissimo è stato. Paura. Veramente, ma mi ha fatto tanta paura. No. No, io salvo, perché io c'ho paura cosa mi ha messo lui là dentro. Stanno uscendo le cose più strane adesso. Sì, quella è la scatoletta di, per cani, sì, esatto. Allora, dobbiamo attivare la sequenza che in genere ci sta Ada. Qua. Vediamo. Ada è una cagnolina. I don't think I've introduced myself yet. Pastore tedesco. Guardalo! Guardalo bene contento! It's a dead end. Adesso come fa a salire sopra? You think we can get upstairs through this shaft? Give me a boost, I'll go and check. Sono curioso, sono davvero curioso. Qua qualcosa sta sbagliando. Cazzo, è Spider-Man. Quella era una scena vietata ai minori. Tu cosa c'hai? Pistola, cibo per cani, munizioni. Oddio, di nuovo! Aiuto! Aia che pizza! Aia che pizza! Aia che pizza 2! E fatemi passare! Non sei l'unico, Andrea, tranquillo. Ma è bello che è un cane femmina, quindi in teoria non potrebbe fare quelle cose. Almeno. Oddio, dipende. Se c'è, se è un cane con la sorpresa è un altro discorso. Faccia la puttanazza, guarda che male che me fai! Wow, tunnel! Aspetta, la mappa rimane la mappa? No, queste sono sempre la mappa, ok. Ora gli faccio, per chi non ha visto quando ho spostato gli oggetti ieri, vi mostro come fa. Cioè, oddio, ma che spinta gli ha dato? Velocissima. Oh, ce n'ha di forza però. Guardalo, zack. Vi giuro che questa mod mi sta talmente piacendo, quasi come il gioco di Stray col gatto. Il gioco col gatto. E tra l'altro vorrei riportarlo, ragazzi, il gioco di Stray. Andiamo. Eccola. La chiave. Vabbè, tu usala questa, tanto io e te non ci vediamo più. Dopo questa. Acci tua.
però l'audio di lei non ha messo quelle di un cane, mentre quando uso l'altro Leon, can you hear me? E viene colpito, Ada, si sentono i versi del cane. Ma che sta a fare, se sta a pulire le palle? Ci avete presente i cani quando si leccano le palle? Hey, I can't reach the ventilation hole. I'm going to have to find another way around. I'll catch up with you later. Ma perché si accuccia? What? Ada, wait! Allora, la chiave e le munizioni. Ok, si va. Dobbiamo stare attenti che qua ci stanno i due Tyrant pure qui. I due Mr. X. Questo, vabbè, guarda come si è messo. La gravità per questo Mr. X è una cosa che non esiste. Aiuto! Tutte incazzate stanno. Oh! Non ci stanno più le piccole scene incazzate, ci stanno loro. Sempre incazzati stanno. Ok. Allora, carichiamo il fucile. Ecco la chicca. Ma che cosa? Ma che sta succedendo? Aiuto! Ma non sto capendo un cazzo! Vi giuro, raga, non ci fa niente. Mi hanno messo... Mi hanno fatto tipo sandwich. Non riuscivo a muovere il cane. Ma poi perché Ada? Ada! Minchia, mi hanno fatto il culo. Sono diventato carne tritata. Ada! Dobbiamo fare la parte con Ada di nuovo. Che palle. Pensa a vederla come il suono per me, le notifiche sul cellulare. Ada! I don't think I've introduced myself yet. My name's Leon. I'm with the RPD. Ma siete voi che dovete fare la clip, John. You think we can get upstairs through this shaft? Give me a boost, I'll go and check. Devi cliccare il simbolino della clip per crearla. Fatti spiegare dagli altri come si fa. Intanto le munizioni le voglio pigliare. Curva! Curva in pieno. Tunnel! Ehi, me lo metto come sound alert. Però lo dovete utilizzare. Aia puttana. Acci tua. Andiamo a rifare il puzzle. Puzzle, chiamiamolo puzzle, vabbè.
l'unica difficoltà è che il cane spinge talmente forte che la scatola fa arrivare in Cina. Quindi devo appena toccare il controller. Sai che qualcuno ha fatto la sub, però non mi è uscito chi è stato, ragazzi, perché è passata a 41. Se non è uscito, se qualcuno ha fatto la sub, non vi è uscito il messaggio, fate, se siete da PC, F5, aggiornate la pagina, oppure, come si dice, entrate e uscite dall'app. Laura Panico, grazie mille per il follow, benvenuto tra i Raccoons, benvenuta. Allora, prendiamogli la chiave e ce ne andiamo a magnati sta scatoletta. Via! No! Aiuto! Io. Dolores si chiamava Ivan il Terribile 32esimo, discendente diretto di Ivan il Terribile primo, appartenuto allo zar Nicola, leggendario campione di caccia al Mugico nella steppa e fucilato come nemico del popolo durante la rivoluzione d'ottobre sulla piazza rossa. È lui. Grazie David, Simo. I'm going to have to find another way around. I'll catch up with you later. What? Mai sound alert più azzeccato. Allora, la chiave, le munizioni, la biografia di Ivano. Ora capite perché io i cani nei videogiochi li chiamo tutti Ivano. Sentite, io quella parte è là con tutte le gile eccetera incazzate, ci entrai un po' cauto perché veramente non mi facevano fare un passo perché mi hanno incastrato male. Questa moto è bellissima, mi fa strano il cane parli con voce femminile. Sì, sostanzialmente io penso che la mod sia ancora in fase di completamento su alcuni aspetti, diciamo che gran parte del lavoro l'hanno fatto e il reparto audio probabilmente li cambierà e anche altre cose, però sì, sostanzialmente esce la voce di Ada in quel caso e Leon, però penso che se farà altre versioni probabilmente qualcosa cambierà a livello di dialoghi, ecco, non so cosa uscirà fuori, vado. Non l'ho mai fatto, ma l'ho sempre sognato. No, quella è un'altra fase. Non c'ha la localizzazione in cagnesco. Sarebbe figo, tipo, mentre sta puntando con l'arma, si mette a ringhiare. Oddio! Comunque abbiamo appurato che con l'arma, quel taser, chiamiamola così, si è buggato il gioco, è morto proprio. Ok, riandiamo di nuovo a prenderci la chiave, la scheda in realtà. Sentite, che sta gente qua, la levo di mezzo. Via. Sì, almeno se mi scordo. Qua devo stare attento che c'è Bigfoot qui. Aiuto. Dani, buonasera. Oh. Ragazzi, ve lo ripeto, mo che state entrando, il messaggio fisso che vedete lì serve per invitarvi a iscrivervi alla ruota premi che facciamo ogni giorno.
Quella di oggi l'abbiamo fatta, ha vinto Daniele Ross, ha vinto 5 euro da usare sul sito Kinguin per videogiochi, e domani ce ne sarà un'altra, quindi mi raccomando, iscrivetevi alla ruota e partecipate. Oh, guarda chi c'è, Marilyn. Oh, benvenuta. Da quanto tempo, Marilyn? Porco Dio. Io non esco, ho paura. Bravo Dani, iscrivetevi alla ruota, mi raccomando ragazzi. Che scena strana. Allora abbiamo la chiave, ok, no, la scheda volevo dire. Aiuto, c'è un Tyrant incazzato. Aspetta Tyrant, devo infilare questa dentro. Quindi non mi infilare niente te, mi raccomando. Ok. Sì, praticamente Laura siamo al contrario, a parte qualche Tyrant qua e là, però sì. Infatti la mod si chiama La Vendetta del Perro. Dario, benvenuto tra i Raccoons, grazie per il follow. Allora, sicuramente la Magnum ha dato. Me li dà però gli spazi, sì. No, preferisco la Magnum, va bene. Ok. Quindi diciamo in questa mod al posto della machine gun mi dà questa. Ok. It's ok. Quindi torniamo alla stazione. Oh! Boia di un cane! Però questi qua in teoria andrebbero anche ammazzati, perché possono droppare cose. Nico, contento di vedermi, bravissima, grande che ti sei iscritta pure te. Aia, puttana! Scappa! Ma che chiappe c'ha sto Tyrant? un attimo. Quelle munizioni però non me le fa prendere, cioè è come se fossero finte. Vabbè. Va bene. No, ce ne... Carmelo, buonasera. Oddio, Sherry è incazzata. Ok, è schiattata? Gigi! Quando fa così vuol dire che è schiattata. Cioè vuol dire che si arrende. Però mi ha spazzata la verifica del numero di telefono di Twitch, non so niente. Sì, quello serve, no, queste cose qua falle, Marilyn, per questa, per la sicurezza dell'account. Queste cose fatele ragazzi, assolutamente. Vanno fatte. Per la chat dico. Quella cosa lì non lo so, Marilyn. Però su tutte cose che comunque per la questione di sicurezza, Marilyn, però lo fai solo una volta e poi non lo fai più. Allora, io c'ho questa da utilizzare. Devo andare dall'altra parte.
Devo posare un po' di cose nel baule però, perché sono un po' pieno. Io ancora non ho capito questa musica di che gioco è. Quella prima, non questa. Perché mi è molto familiare. Si è detto che forse è di Final Fantasy XI, ma... C'era scritto che la chat è riservata agli account... Ah, non ho capito quello. No, ti chiedo scusa, Marilyn. Allora, quella è una sicurezza che ho messo io. Per un semplice fatto, perché... può capitare che gente crea account fake con l'intenzione di rompere le palle sostanzialmente. Ecco perché c'è la verifica. Però questo esce soltanto per chi ha creato l'account da poco. Ecco perché a te è uscito. No, no, adesso mi è venuto in mente adesso, perdonami. È una... sì, sempre per una questione... diciamo di sicurezza, per evitare, diciamo, lo spamming di account fake. Ah, vedi, Marilyn dice è vero, è vero, cazzo, è vero. Project Zero, esatto. Allora, Mauretto, buonasera caro, come stai? Ho da un paio di giorni che non vedo Zizzo. No, ieri c'era Zizzo, non mi ricordo. Mo lo chiamo. Vedi che sbuca fuori come Beetlejuice, lo sento, lo sento, lo sento. Riguarda la musica, ho controllato sul tubo, quindi so che è di Project Zero, brava. No, ma a me ricordava qualcosa, ma non ricordavo cosa, perché l'ho giocato a Project Zero, per quello mi diceva qualcosa la musica. Aia, Jill! Oddio, ho rotto Jill! Ho rotto Jill! Ta! Tutte e tre! Biscottino! Zizzo, zizzo, zizzo! No, non funziona! No, mi sa che c'ha da fa. Oggi che giorno è? Venerdì, magari esce oggi. C'era l'altra giorno quando stavamo giocando Viviette, sì. Oh, ma quanto è bello Viviette, Adriano. A me sta piacendo un casino quel gioco. È che comunque non, i pixel art è un genere non per tutti, ma nel senso che o piace o piace. C'è poco da fare, come molti giochi. È un genere per una nicchia molto limitata, diciamo. Ok, abbiamo la rotellina, andiamo. Oh raga, comunque, ridendo scherzando, siamo a ottobre, mo passa novembre, a dicembre giocherò la famosissima bote che gioco una volta l'anno. E voi sapete quale. Perlomeno per chi mi segue da parecchi anni sa di che cosa sto parlando. La mod natalizia. Grande Vincenzo, ma se i documenti sono oggetti, anche i rullini? No, i rullini no. E i documenti sono oggetti per il semplice fatto perché giustamente il cane, penso al mio ragionamento, penso che sappia leggere, quindi chiami sì oggetti. Esatto, la mod di Natale.
periodo natalizio giocherò la mod, la Christmas Mod Edition. Christmas Edition, vabbè. È veramente, veramente fantastica, molto divertente. Poi decideremo assieme quando giocarla. Nick, Lord of Necropolis, quando lo riporti. E poi la, quella ciclicamente, lo sapete, Mauretto lo la porto spesso quella lì, cioè girando un po' mode altri giochi, sapete bene che la porto spesso quella. È quasi ora anche della Marlboro Mode, è vero? La Marlboro Mode da un po'. No, quando è che l'abbiamo giocata? Sì, da un pochetto. No, ma comunque la molte che mi ha sorpreso particolarmente, che mi ha fatto ammazzare di risate, che voglio riportarla, raga, perché è veramente bella, è la Resident Evil Challenge Edition. Per farvi capire, quella che strizzava molto l'occhio a Metal Gear, per farvi capire, con le musichette di Metal Gear, con gli easter egg su Metal Gear, quella era veramente bello. Allora, questa la posiamo, baule de fogna. Allora, non so perché c'è una sorta di sesto senso. Io lo combino. Queste praticamente sarebbero le tre erbette: verde, rossa e blu. Solo che sono biscottini. Io mi immagino il cane che si mette lì e impasta il biscottino. Ma questo lo devono vedere gli altri, Marilyn, perché io non lo posso vedere, io vedo solo le scritte da qui. Scappa, scappa. Ma sai che pensavo che combinando i biscotti ti scivola la scatoletta? No, oddio. Scappa, porco duro, c'è un cane più grande di te qua. Scappa. Ma quello è un orso. Altro che cane. Batman. Tanti Batman. Perché Batman? Non l'ho capito. Che poi sono Batman con la divisa della squadra di Hank. Vabbè, i Batman sembrano i Batman pezzotti, quelli in come si chiama, nel secondo film del Cavaliere Oscuro, se vi ricordate. A un certo punto all'inizio, a inizio gioco, mi pare, non so se è il secondo o il terzo, dove stavano in un parcheggio, forse di un centro commerciale, qualcosa del genere, e c'era sto finto Batman, comunque il 2, con l'imbottitura da ok. Mi sembrano loro, guarda. Ah, sei te, eh? Aia! Minchia, che pizza che mi ha tirato! Ma dove va? Tana la miseria! Ok. L'ho stordita? Si è fermata? Sì. Guardala! Fa l'inchino, sì, puoi passare. Sì, puoi passare, ma non mi fai passare. C'è la miseria. Ok. Io non ce la faccio. Ma come sta a girare la manovella con la bocca? Ah.
Vai, Ivano, corri! Io me le... Ma c'ha la testa incastrata tra gli ingranaggi, vabbè. E mi immagino lui che cerca con la bocca di incastrare l'ingranaggio all'interno della fessura. Ecco l'ultimo scaccolo, scendiamo di sotto, via. Per chi non ha visto ieri Ben... No! Eccolo. C'è Ben. Lo sparacazzilli. La piccola Sherry. La Sherry col braccio del padre, va bene. Qui nell'originale, per esempio, esce il piccolo cazzetto. Cazzillo che scappa via. In questo caso, cosa esce fuori? Ben! Can you still hear me? Come on, answer! Believe this. I almost got the story. Ben. Oddio. Bitter irony. Tra bioarmi si tendono loro due, no? Ma chi esce il fuori dal ginocchio? Get that scum. Make him pay. Mazza che braccio. Cosa esce adesso? Ma l'ha sfondato! Good God, what was that? Cioè gli ha sfondato tutto, Where are you going, Ada? To the chemical plant. Sto senza parole. I have a feeling that's where I'll find John. Ada, wait! Da dove cazzo è uscito quel coso? Do you read me, Claire? We now have access to the back of the parking lot. Quando date accesso, tipo sparate la mega marmotta, no? Can you meet me there? E manco vi spiegate come mai è uscita una cosa del genere, ecco tipo. Poraccio, ma ha fatto quasi paura sta scena. Vabbè, quindi ci ha anticipato che praticamente avremo a che fare con quello invece dello sparacazzilli. Mi dovrò attrezzare. Ecco perché la Magnum allora. Oddio! A parte il coccodrillo, vero? Chissà che cazzo ci ha messo a posto del coccodrillo. Allora, queste le portiamo dopo. Mi mangio un biscottino della fortuna qua, che così... Ha! Sto fine. Allora, mi devo prendere. Che ci abbiamo qua? Che cosa ho posato qui? Io mi porto un altro di questo qua. Invece di questo tricolore uso questo, perché me lo voglio tenere da parte. C'ho pure questo, che sono due erbette, cioè due biscotti verdi. E vabbè, andiamo così. Salviamo, va? Che non so che cosa mi esce adesso. In teoria quel bestione che è uscito fuori, veramente grosso. Proviamo, ragazzi. Proviamo. Pronti? Ci siamo. No, c'è lei. Ah. Orco duro!
Wow! Pensavo che c'era qualcosa grosso, invece c'è lei. Ma corre però! Perché corre? Aiutalo! No, 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 no! Puttana Eva! Alzati cornuto, alzati! Alzati cornuto! Cornuto, alzate! Te dico alzate! Ah, che paura! Ma perché corre? Aia il culo! Ma fa troppo male! Troppo! Aio! Ma che mi pia pure per culo questa? Lo è buco! No, 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 no! Guarda, pia la rincorsa, no? Pia la rincorsa per piarmi meglio, hai capito? È morto? Sì. Prego, puoi passare. Grazie. Addio. Andiamo a prendere i scacchi, va? I fusibili. Allora, uno, due, bene, e quattro, vai. Un cane bastonato, esatto, Andrea. Che? Povero cane bastonato. Considera questa versione di Sherry Birkin è veramente bestiale. Meglio di, del padre. Il padre è lento, ti picchia, ti fa un sacco male. Lei corre. Corre. Io parlo pure da solo, Vincenzo, se per questo. Quando mi faccio i, anche quando mi faccio i ragionamenti, parlo da solo, che così mi confermo le cose da solo. Ehi da. What was that all about? Running off like that was reckless and stupid. Ah, dammi una zambata. Those zombies are everywhere. Not to mention that thing that got Ben. I was there, Leon. I know. Look, Ada. Ah, qualcuno sa cos'è Subversion Appeal? Non ne ho idea. Perché? Mitico Nicolò. Subversion Appeal. No, non ne ho idea. Ma dove è uscita sta cosa? Andiamo! E da cane! E da canide! Biscottino! Uno per me, uno per te, va? Da bravi cani! Aspetta, guardiamo un po' in giro. Munizioni. Meno male che le munizioni si trovano almeno. Questo è rimasto un file, non è, non l'ha convertito, stranamente. Oh, cibo per cani, vai. Oh no. Spostiamo questo? Perché nelle impostazioni dell'account ho letto hai autorizzato queste app a utilizzare hai autorizzato queste app a utilizzare il tuo account Twitch, non so che cos'è. Ti sei iscritta alla ruota per caso, Marilyn? Azioni. Ecco, adesso è uscito tra l'altro il messaggio della ruota. Per chi non l'ha fatto, ragazzi, iscrivetevi alla ruota per domani. Come dicevo, le estrazioni saranno giornaliere
Quindi ogni giorno ce ne sarà una. Lo facciamo perché così accumuliamo le monetine per poterne fare molto molto più spesso. Il cagnolino mangia di tutto. No, ho fatto solo iscrizione Twitch e verifica il numero. Allora non dovrebbe esserci pericoli, tranquilla Marilyn. L'importante è che nel vostro account mettete sempre la cosa due fattori, le solite cose lo sapete, no? Per la sicurezza del vostro account. Poi Marilyn, se tu usi anche Amazon Prime, puoi collegare il tuo account Amazon su Prime Gaming con Twitch e puoi praticamente una volta al mese fare la sub gratuitamente senza pagare e ti guardi la pubblicità. Allora, questa la possiamo, perché tanto ci abbiamo già questa, non mi serve. Ah, era finito la traccia audio. Ho detto che cazzo è successo. Ok, andiamo via. Poi per chi non sa come si fa su Discord, ho messo una... un gorilla! No, un gorilla! Ho messo un post inerente come si fa per quanto riguarda l'utilizzo della sub con Amazon Prime. Qui non si può andare. Ma era un gorilla! Cioè, Annette è un gorilla? Il gorilla di Resident Evil 1.5, per chi non lo sa. Eccolo. Sì, perché in Resident Evil 1.5... Porco di cristo coso. Oddio, non si vede un cazzo! Ma che cos'è? Aiuto. No! Cazzo, è guarda, che figo! Identify yourself. È bellissimo! Ada Wong. I've heard that name before. One of the men from Chicago who came to assist the T-Virus research used his girlfriend's name as his password. No, Laura, allora, il progetto di Resident Evil 2 inizialmente si chiamava Resident Evil 1.5. In Resident Evil 1.5 avevano intenzione di introdurre i gorilla zombie. Questo gioco esiste Resident Evil 1.5, però è un gioco incompleto. E appunto ci sono i gorilla. Gorilla zombie. Ecco dove è stato preso. E poi, tra l'altro, questo Resident Evil 1.5 è stato poi aggiornato, fixato, un po' modificato dai fan. E puntualmente viene aggiornato. Però è un gioco che rimane sempre incompleto perché non ha una vera fine. Perché era solo un progetto che presentarono a Kojima per scusi Kojima, scusate. Shinji Mikami, scusate. Shinji Mikami, però diciamo che sostanzialmente volevano tutt'altro, la Capcom specialmente, e allora uscì fuori Resident Evil 2. Da Resident Evil 1.5 hanno preso comunque... Too bad. Ditemi che non sto pensando male, solo io, vi prego. Cioè, vi prego. Cioè,
questa sembrava una scena vietata ai minori. Ma dai! Era una scena vietata ai minori, porco due. Cioè cazzo, sembrava che si stava a scopare il gorilla. E poi con l'ululato finale. Cioè dai. Boh, non so se è voluta sta cosa. Mi astengo. Mi astengo proprio. Ecco, ha preso. Ada. Ada? Ok, fammi vedere, ma qua non mi fa andare, eh? No, giusto, nel diciamo che il gioco, per quanto è stato moddato, mantiene comunque il percorso originale. Ecco, mi è tornato come procede. Te sei perso Ada, che se... c'è Ada, il cane che dovrebbe essere Ada, se stava inchiappettando un gorilla. O si faceva inchiappettare da un gorilla. Aspetta che questo lo dobbiamo ammazzare. Cioè gli hunter che sono blinker, che sono hunter, che sono Adarilla. Oddio. Anche Laura si dà alle freddure, come la nostra Ada esiste davvero, una nostra carissima follower che si chiama Ada, e con le freddure spinge forte. Ma che cosa sta facendo quello? Cioè, guardate lì. Allora, lui sta sott'acqua, cioè mi frega un cazzo. Oddio! Ma io c'ho paura! Ma che mi sputa! Vabbè, si è capito. No! Pure in questa cazzo di versione di mod, ragazzi, mi dimentico sempre la fottuta manovella. Lo faccio sempre. Lo faccio sempre. Oh. Niente, oh. Questo è il mio talone di Achille. La manovella di questo cazzo di gioco me la dimentico sempre nel baule. Io sono curioso del... come si chiama? Del coccodrillo. C'ho paura, raga. C'ho veramente paura sta cosa. Infatti mi sa che salvo pure. Paura nel senso di che cosa si sono inventati, eh? Vediamo. Perdonami. Mi sono dimenticato di te. Ne approfitto, va. Adesso possiamo questa qua e ci andiamo a vedere cosa ci riserva a posto del coccodrillo. Un gorilla gigante. Era benedetto che qua si chiama Jill Valentine. Prima c'era Benny. Ho flashato io. Marilyn, più o meno bene o male stasera stai una serata abbastanza tranquilla. Più che altro quando, specialmente quando gioco gli horror, gioco le serate horror, come sai, i maledetti qui presenti che si sbizzarriscono con i sound alert horror e fammi zompa per aria.
tra Ada ed un gorilla c'è un procione. Tra Leon e Ashley c'è un Luis, tra Jill Nemesis c'è una parola, Stars. Ero molto preoccupato sul finale, però vabbè. Madonna, ma tutta sta roba io non la posso prendere. Ne posso prendere solo uno. Ma la musica di Silent Hill 3, ne vogliamo parlare? Guardalo come gira, guardalo! Guardalo come la gira! Che carino! Dai, vediamo chi è, dai! Lui chi è, dai! Già vedo qualcosa di diverso qua. La bombola è diversa. Ada! Mi fa troppo ridere. Ma è il serpente di Resident Evil 1. Aiuto! È il serpentello. Funziona questo? Ma che cos'è? È la scatoletta di un cane. Ma se la magna? La scatoletta del cane? Ma non ti preoccupare, Mary, guarda, è molto semplice, molto più semplice di quello che può sembrare. Non ti preoccupare. Se c'hai dubbi, chiedi. Siamo rimasti sui rettili, esatto. È uscito il serpentone di Resident Evil 1. Eccomi. Leon. This bullet wound isn't making things any easier. Guarda che gli dai bacini, bacini da. That's two I owe you. Don't mention it. Ma non è tanto così complesso come sembra, Mary. I just found out. John's molto, dead. Molto semplice. Tempo una settimana, guarda, già è inquadrato come funziona, sostanzialmente è uguale. Uguale come altre piattaforme di streaming. Dicevo, tu Marilyn, Amazon Prime ce l'avete voi a casa? Perché se ce l'avete Amazon Prime, andando sul sito di, come si chiama, Prime Gaming, colleghi il tuo account Amazon e Twitch su Prime Gaming e praticamente tu sul tuo account Twitch una volta al mese puoi utilizzare questa sub regalo, cioè che puoi utilizzare su un canale che segui. Ah, allora niente, come non ho detto, era giusto a titolo informativo. Chat, se volete un cane femmina, chiamatela Ada. Gagliarda. Mi tocca sacrificare questo biscottino perché niente. Comunque sostanzialmente Mary non devi fare niente. Scrivi in chat, segui la live, sta a posto. Poi se c'hai qua dubbi particolare, non lo so, qui non ci sono like, c'è solo un segui che lascia il canale e basta. Per fare le clip clicchi l'icona a forma diciamo di Chuck, come si faceva sull'altra piattaforma, basta sostanzialmente. Poi vabbè, altre funzioni particolari se uno vuole
mandare un sound alert con i bit, basta che clicchi l'icona che vedi esposta utilizzando i bit, oppure se uno vuole abbonarsi basta cliccare il tasto abbonamento, i bit eccetera eccetera. Cioè, niente di complesso alla fin fine, è molto semplice, anzi sinceramente è molto più semplice rispetto all'uso che si faceva dall'altra parte. Io che cos'è che devo fare? Devo posare delle cose perché sono troppo pieno pieno. Quindi Ada, vieni un attimo. Adanina, vieni con me. Ah, guarda, fai bene Marilyn, guarda, su PC l'esperienza su Twitch è più godibile rispetto a un smartphone, forse tablet ancora meglio, poi dipende dagli smartphone ovviamente, ragazzi. Comunque su PC l'esperienza è migliore. Io sull'altra piattaforma c'avevo la possibilità, diciamo, di creare le live in verticale per avvantaggiare chi utilizza lo smartphone, perché vabbè, sull'altra piattaforma specialmente la maggior parte usavano quello. Stai con il pastore tedesco, Nico? No, io sono sempre, oddio, un taoista a te, sono sempre il solito cane io. Il pastore tedesco praticamente sostituisce Ada, per farvi capire. Ma porca la puttana, perché non mi si inserisce? Dobbiamo aprire questo. Non me lo inserisce, raga. Ero messo male? Sì, ero messo male. Non nel senso che sei in coppia con... Sì, sì, c'è lei anche. Però è come nel gioco normale, Dani. C'è... A questo punto c'è Ada che ti segue, quindi la vedi anche, vedi, la vedi anche qua, Ada, lei si chiama Ada, io perro, vabbè. Mossa, scusa, perché siamo qua? Che vuol dire? No, aspettate un attimo ragazzi, scusate. Sono un attimo spaesato. Che cazzo è successo? Non mi aspettavo questa cosa. Cioè ci ha mandato alla casa del custode di Resident Evil 1. Che c'è qua dentro? No, è soltanto... Oddio, solo... con gioco Leon, come... come mod, ecco. Sono rimasto male. Aspettate un attimo che qua devo metabolizzare. E vai, mettete il culo, vai. Yeeha! Nastro. Dai, non c'hai solo questo. Davvero mi dai solo quello? Non mi dà niente, bastardo. Ma ogni volta fai... Che vuol dire ogni volta fai login e logout, Marilyn? Non mi fa fare il sabotaggio qua, stranamente. Vabbè. Baul funziona però. È un po' tirchio questo Tyrant, sì. Vabbè, cambiamo stanza. Questa non funziona come porta. Io clicco ma non funziona niente. Lì c'è qualcuno che mi aspetta. No, ho sbagliato, non devo sprecare la mano. Ho stappato la testa di leone. Ma qua non c'è niente, non mi dà un cazzo. Stanza inutile. Leone, tu dai qualcosa? Munizioni. No,
Io metto che la spunta che rimane connesso. Non so, ma ha trasferito alla casa del custode. Che dice qua? Vuole la chiave spade. Oddio. Scusi. Che cazzo sta succedendo qua? Oh santinone. Facchio. Ma quanti sono? Manco cagano nulla. Vabbè, vediamo le porte qua cosa fanno. Cioè, questa si apre? Sì, si apre, si apre. Non sto capendo nulla, onestamente. Oddio! C'è chiappe d'oro. Li ho rotti tutti e non mi dà nulla, nulla mi sta dando sto maledetto. Zero. Ma questa è schiattata? Tu mi dai qualcosa? Meno lei. Non c'è niente. Ok, proviamo a vedere questa stanza. È bloccata. Serve la chiave club. Ok, questa si apre. È bloccata. Serve la chiave cuori. Ok, è bloccata dall'interno. Perfetto. Che strano. Cioè veramente strana sta cosa. Come faccio qua? Io non c'ho le chiavi. Ma questo? Sono un po' stranito. Perché io ho chiave, non, qua non ho trovato nulla, per esempio. Mi ha dato niente. Sono tipo bloccato. Oh. E qua c'era qualcos'altro che magari non mi sono accorto, ma non mi pare. Anche perché le chiavi non ce le abbiamo più noi. Come fa a chiederci le chiavi di un uomo questo? No, le chiavi le abbiamo usate, ciao. Un po' strano. No, cioè sicuramente mi sta sfuggendo qualcosa. Ma questo qua, che cazzo fa qua? Non si capisce, sta giù, sta su. Quelli che ho ucciso non hanno dato nulla. Chiavi qua non ne vedo, qua dice che è tutto chiuso. Aspetta un attimo. Sembra una porta, che hanno fatto una porta nuova. Qui non ci sono oggetti, niente, zero.
Che ne so, provo a tornare indietro? Scusate, perché qua non ti fa andare avanti. No. Che strano. Questa è l'unica porta che si apre. Qua c'è qualcosa? No? Proviamo a tornare indietro. Vediamo se esce qualcosa che ci sfugge. Oddio, paura. Ah, però questo è alzato adesso. Ada, ciao, bentornata. Io non c'ho la... giustamente la manovella. Torniamo un attimo dall'altra parte, Ada, che qua dobbiamo capire un attimo se si trovano delle chiavi da qualche parte. Perlomeno ne basterebbe una. Aia, stronza. Ma spari te? O fai finta? Qui non c'è nulla, tu c'è qualcosa addosso? Non c'è niente. Non c'è niente. Pure lei spara, guarda. No, neanche lei da niente. Ma può. Qua abbiamo visto entrambi non c'aveva niente. C'era solo il medaglione che abbiamo usato. Mi sta sfuggendo qualcosa, ragazzi, eh? Vediamo se adesso magari mi fa salire dall'altra parte, forse? No. Oppure bisogna vedere se l'ipotetica Claire ha aperto la porta con il C4. Qui riguardo meglio, ragazzi, perché magari c'è qualcosa che non ho, che ho escluso. Ci riguardo meglio. No, qua mi sembra che abbiamo guardato tutto, quindi non c'è nulla. Va bene. It's ok. Torniamo indietro. È tutto bene, i gatti litigano spesso, più che altro. Cioè, più che altro il piccolo che litiga col grande, e il grande prende le mazzate. C'ho Romeo che praticamente mi bullizza il gatto grande. È assurda come cosa. No, comunque, ragazzi, qua ho fatto tutto. È stranissimo, veramente stranissimo come cosa. Qua ci posso andare, no? Cioè, pure tornando indietro, facciamo un'ipotesi. Io ho aperto tutte le stanze, non c'è nulla. L'unica stanza che potrebbe essere aperta per contenere una chiave è quella del C4. Aia, tua sorella. Però veramente che ci arrivo adesso? Devo tornare proprio indietro, ragazzi, eh?
Però ci proviamo, perché non ho alternative. Il garage, ho provato ad aprirlo, vedete se qua si apre. No, ok. Questo non l'abbiamo provato a uccidere, però magari lui c'ha qualcosa. Vediamo, facciamo arrivare qua. Vediamo se lui ha qualcosa. La cuccia. Niente. Non luta. Non dà niente. Niente troppo. Porca troia. Controlliamo meglio anche qua. Ma non mi pare che ci sia niente. Qua abbiamo preso tutto. Vabbè, andiamo a vedere sua. È l'unica cosa rimasta da fare. Oh, Luca Anthony, buonasera, caro. Ciao, caro, come stai? Ai, Batman! Mi stanno a rompere le scatole. Che mi tocca curarmi, che sto tanto male. Vediamo. Allora, la strada veloce qua. Immagino, Anthony. Te capisco su quel discorso. Questa respawna sempre. L'importante è che si trova il tempo per rilassarsi. Vediamo un po'. Io dico una cazzata, ovviamente, ma voglio guardare. No, non l'ha aperta. E io, raga, allora sono un po' interdetto, perché non so che fare, perché io non ho le chiavi per aprire quella porta, le porte. Cioè, io penso che sicuramente ne basterebbe una per aprire una di quelle, poi a seguire sicuramente usciranno le altre. Ma non ho idea proprio. A parte questo, a parte questo, ma me sta in chiappetta, aia, la tua mamma. Sì, la tua mamma, sai, ma non sto capendo nulla. Mi sei inculato. Allora io andrei a capire un attimo, andrei a vedere un attimo se o se abbiamo sbagliato qualcosa di questa punta, nel senso che abbiamo saltato qualcosa, perché se no andiamo alla cieca. Quindi io, vediamo se c'è qualcuno che l'ha giocata sul tubo, perché questa cosa qui è stranissima, forte. Non c'è un indizio per una chiave. O non me l'ha droppata il Tyrant che abbiamo ucciso, quello che stava nella safe room, per chi si ricorda. Andiamo a vedere un attimino, va? Piace anche a voi? No, non piace, adesso ve lo metto, così lo guardiamo assieme. Ora ci cerchiamo lo streamer che ho preso la link, praticamente. Vediamo lui che cosa ha fatto. Perché non c'ha senso sta cosa.
Dove sta la cattura finestra qui? Qua. Questo? No, era questo. C'è 3000 luci ogni volta qui, questa è. Neanche. Eccoti qua. Sei tu? No, sei là. Finestra. Cattura finestra. Eccoti, t'ho trovato. T'ho trovato. Ah. Sì, ok. Andiamo a vedere. Allora, Resident Evil 2. Com'è che si chiama? Ok, sì, questo è il video mio. vediamo un attimo quello che ho trovato io l'altro giorno. Lui, vediamo un po'. A tutti i bambini piace giocare? Certo. Ci guardiamo pure la pubblicità, ragazzi. Un progetto di responsabilità sociale che avvicina i bambini al movimento in modo gioioso. Crescere attivi, crescere felici. Scopri di più su kinder.it. Quando il dolore cervicale ti tormenta, nuovo Volt Advance Go, capsule molli anche a pure su YouTube non scherza con la pubblicità. Il dolore cervicale con un'azione antinfiammatoria mirata. Non è solo movimento, è vivere insieme momenti unici. Volt Advance basta Go. Che vogliamo vedere sta cosa un attimo. Vediamo se abbiamo sbagliato qualcosa. Ecco qua. Più o meno qua. Aspetta che c'ho il gioco che sta rompendo le palle. Sottofondo. Ecco. Sì, guardiamo un attimo. Cioè, noi siamo arrivati a questo punto, no? Non ci abbiamo le chiavi. Vediamo se lui ce l'ha. Se la trovate, perché noi siamo arrivati qua, a questo punto esatto. Vediamo che cosa c'ha addosso, che magari sono stupido io. Lui addirittura sta usando le munizioni infinite, vabbè. Noi siamo più fighi, dai. Sta usando una magnum infinita. Allora, però io quello che voglio capire è dove la trovate le chiavi. Se la trovate, c'è la manovella solo e la pista e la magnum. Così che si leggo anche la chat, va? In un video fanno vedere che il talent che si chiede nella stanza con la troppa chiave. No, davvero? E quindi l'abbiamo persa, se quella lì. Io quello stavo appunto cercando di capire se uno dei due Tyrant che ho ucciso, che boh, io ho provato a cliccare, non mi ha dato niente. Se erano quelli che droppavano la chiave, tipo adesso lui al suo interno. Ecco, vedi, questo è il Tyrant che abbiamo ucciso prima. Ma a me non mi ha droppato un cazzo, moglie. E se lui gli droppa qualcosa. Vabbè, lui ha aperto un bel baule. Ok. Qua non c'è nulla. Infatti dice, cazzo, qua non funziona un cazzo. Ah, ecco, funzionava allora la macchina da scrivere. Mi devo mettere meglio, forse, perché effettivamente questi sono un background di Resident Evil 1 messi su Resident Evil 2. Magari con un po' sbarella un po'. Adesso voglio vedere sta parte qua, dove lui andrà a ammazzare l'altro Tyrant a sto punto, sicuramente. Il secondo che abbiamo ucciso anche noi. Aspetta, vediamo in questa stanza se tante volte lui ci ha trovato qualcosa. No, pure a lui non gli si apre la porta come è successo a noi. Infatti più di una volta sta pigiando e dice che cazzo sta succedendo qua, come abbiamo fatto noi. Vabbè, lui ci ha trovato le munizioni su Leon, va bene. Non ci ha trovato nulla, dice sta stanza è inutile e quindi ce n'andiamo come ho fatto io. Lì ci vuole la chiave. Ecco, voglio andare la parte interessante, che è questa.
ho saltato un attimo perché devo capire se era lui che ce l'aveva la chiave. Io non me lo so proprio inculato. Allora, su Claire ci ha trovato munizioni, però io ho trovato delle munizioni. Però non sta indagando sul cadavere del Tyrant lui, eh? Non ha indagato. Pure lui si troverà nella stessa situazione nostra. Chiavi non ne abbiamo. Vediamo. Va vaffanculo. E alla fine ce l'aveva lui. Vabbè, raga. Ce l'aveva lui. Vabbè. Praticamente dovevamo insistere con i click sul Tyrant. Vabbè, questo lo facciamo domani. Belli mia, io vi saluto. Benvenuti ancora ai nuovi arrivati. I ben ritrovati dall'altra piattaforma che sono arrivati oggi. Mi fa molto piacere, guarda, davvero piacere. Per i nuovi arrivati, io streamo sempre dalle 8 alle 10 più o meno. Domani sera, ragazzi, mi raccomando, il link che vedete lì fisso in chat serve per l'estrazione premi. Iscrivetevi se non siete, se non l'avete ancora fatto. Qui ci sta il link del nostro Discord. Noi praticamente la nostra attività della community è tutto su quel canale Discord. Cliccate e iscrivetevi al nostro Discord. Ci sono le varie sezioni, anche quelle dedicate agli abbonati. E che tipi, ci vediamo domani nel solito orario. Vi ringrazio tutti quanti e un abbraccione. Ciao.